Vorrei raccontare un Prego, aneddoto, Presidente Clerici. se mi è permesso. Io dal terrazzo della mia casa ho sempre avuto sott'occhio una cupoletta bellissima che si trova dentro un palazzo storico e ho sempre pensato che questa cupoletta sovrastasse una cappella. A un certo punto mi sono deciso ad andare a visitarla, a chiedere di poterla visitare e mi sono imbattuto in questo luogo che è un luogo della polizia. Questo per dire della Milano che non è solo Milano nascosta, ma è anche Milano segreta. Un luogo della polizia dove c'è un prefetto che non si sa, non si vede mai e via. E mi hanno spiegato che quella non è una cappella, ma è la famosa scala elicoidale del Pellegrino Tibaldi. Il più bel esempio di scala elicoidale che ci sia in Italia. Siamo nel 1500. E non l'ho potuta vedere perché il luogo è assolutamente interdetto alla visita del pubblico. Va bene. Arriva Sgarbi a Milano come assessore e io ho l'idea di organizzargli un tour, no? Un po', come dire, rustico. Un tour in mezzo alla città con un codazzo di amici, stuolo di giornalisti e fotografi. Abbiamo fatto un giro fuori e dentro le case degli amici, no? Abbiamo visitato la Milano Imperiale, tutte le case degli amici lì in via Cappuccio. Poi siamo andati a visitare il seminario dove Sgarbi ha visto due quadri che si davano le spalle di due ritratti e ha preteso che venissero spostati. Va bene. Quando siamo arrivati a questo palazzo, non c'è stato verso di poter portare l'assessore a vedere questo. Per cui questo luogo è assolutamente sconosciuto. Io sfido chiunque a dirmi se sa che cosa sia questa scala elicoidale di Pellegrino Tibaldi che si trova nel centro di Milano, in un palazzo pubblico. Questa è la Milano segreta. Allora, voglio dire, quando abbiamo attraversato le vie della città con questo codazzo di amici e via, c'era un fermento, c'era un entusiasmo, tutti facevano la gara per mostrare le bellezze della città, c'era un'atmosfera di partecipazione incredibile. Quindi, museo a cielo aperto non significa solo, come dire, visitare le vestigia, andare a scoprire, a vedere i monumenti, i palazzi. Pensiamo che Milano ha perso 700 palazzi, palazzi storici con i bombardamenti della Seconda Guerra Mondiale. 3.000 edifici in tutto, ma 700 palazzi storici. Quelli che sono sopravvissuti, 143, sono minima cosa rispetto a quelli che esistevano. Ma museo a cielo aperto anche in senso metaforico, non solo in senso proprio. Nel senso che quando si viaggia, quando si attraversa Milano, si avverte, come dire, un'atmosfera, si ha un'emozione perché c'è un'atmosfera particolare. È una città che emana fascino, fascino. È, credo, la caratteristica propria di questa città che irradia nel mondo. E quindi è la carta che dobbiamo spendere, è la moneta che dobbiamo spendere in questo momento per valorizzare la nostra città agli occhi proprio del mondo. Certo. Museo a cielo aperto in senso metaforico, per l'atmosfera che si vive, Benissimo. per lo stile, i modi di vita e via, tanti fattori che sono qualificanti della nostra città. Certo. Io credo che noi tutti abbiamo fiducia che Milano nel 2021 ripartirà. Assolutamente, e la cultura sarà un grande traino. Io volevo dare il sito internet di Brera Plus, www.breraplus.org. James Bradburn dice che
Andando a visitare questo sito non c'è la mera riproduzione di Brera, è un'esperienza a sé stante, quindi davvero andiamo tutti a vedere breraplus.org, così come potremo sfruttare la app di Museo City per andare a vedere la Milano a cielo aperto.